qui a Varsi per la 16ª motocavalcata con Giovanni Lariuzzi. Salve. E Giorgio Merli. Buongiorno a tutti. Presidente Motofled. Esatto, sì, giusto. Invece invece sei? Sono... L'ha detto a... L'ha detta tutto. Ha tutta la funzione. L'ha detta tutto. Allora, com'è andata oggi, nonostante il tempo? Allora, è andata bene, siamo soddisfatti per i partecipanti che ci sono, nonostante il tempo non è stato da nostra parte. Siamo oltre 350 partecipanti, quindi siamo veramente contenti. Speriamo che vada tutto bene, vediamo, lo diciamo poi oggi pomeriggio. Diciamo che la cavalcata è in corso, stanno pedalando adesso, stanno gergo pedalando. Di dire. Sì. Presidente, allora? Direi che è una giornata, al di là del tempo, comunque riuscita alla grande, soprattutto al merito dei ragazzi. Io per motivi personali purtroppo sono dovuto stare molto assente, però i ragazzi devo dire che come al solito non si sono smentiti, quindi i complimenti sono tutti loro, quest'anno sono veramente tutti loro. Diciamo che qui a Varsi il motoclub è una cosa impressionante, eh? Abbiamo, diciamo che abbiamo creato questo evento, è nato tanti anni fa che non esisteva il motoclub, abbiamo poi deciso di creare questo motoclub insieme, un gruppo di amici, è rimasto un gruppo di amici e divertendoci riusciamo a fare queste cose perché è volontariato puro, ci divertiamo, lo facciamo con passione, tutto quanto, e specialmente lo facciamo anche per il nostro territorio, perché per far conoscere il territorio in zona riusciamo a far lavorare tutti, perché con 350 partecipanti molti, tantissimi se non la maggior parte vengono da fuori regione, quindi molti dormono qua, sfruttano le strutture del posto di Varsi, di Bardi, di Varano, Fornovo, Bora, Pellegrino, sono veramente ovunque, i ristoranti lavorano tutti, i bar lavorano tutti, quindi noi siamo estremamente soddisfatti di tutto questo. Il grazie più importante ovviamente va alle amministrazioni comunali, in primis quella di Varsi, che ci danno comunque sempre la possibilità di poter fare, svolgere questa manifestazione. Quindi, e ribadisco il merito di quest'anno, della 16ª, è tutto dei ragazzi, Giovanni, Pietro, Leonardo, Paolo e di tutti i ragazzi che oggi sono qua ad aiutarci. Ma no, io ho visto un'organizzazione perfetta, perché io vedo la sede davanti a casa mia, perciò vedo un movimento continuo tra ieri, oggi e l'altro ieri, è un po'... L'organizzazione ormai è frutto di anni di prove, di tentativi, di lavoro anche duro, quindi ci siamo, ormai siamo collaudati e diciamo che funzioniamo alla grande. Bene, allora anche quest'anno diciamo è riuscita bene e ci vediamo l'anno prossimo. Sì, comuni anche l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo per la prossima cavalcata. Di trovarci per la 17ª. Ci mancherebbe altro, dai. Magari anche per qualche altro evento che comunque per il nostro territorio sono importanti e ci vogliono. Bene, io vi ringrazio allora anche a parte di TG Parmense, di tutta Parmense.net. Ha creduto in noi come sponsorizzazioni, quindi grazie mille. L'anno prossimo raddoppieremo. Non scordiamoci degli sponsor. Assolutamente, mai. Importantissimi anche loro. Giorgio ha già citato le amministrazioni comunali, quindi però lo ribadisco ancora, grazie al comune di Bardi, comune di Solignano e comune di Bora, che ci permette di passare nei loro territori. Innanzitutto, come abbia detto Giorgio, grazie all'amministrazione di Varsi, che insomma ci crede sempre in questo evento. Un'organizzazione perfetta. Sì, la sì. Di Varsi, di Bardi, che tutti assolutamente. La dottoressa che arriva da Milano, la nostra dottoressa, tutti gli anni, anche lei è assolutamente volontaria e lo fa con passione anche lei. E ci tengo a ringraziare le pubbliche di Varsi Bardi, come ho detto prima, anche le forze dell'ordine, la vigilessa, i nostri carabinieri che comunque sono qua a garantire che la manifestazione venga eseguita e svolta nel migliore dei modi. Va bene, grazie a tutti allora, eh. All'anno prossimo, allora la 17ª edizione l'anno prossimo. Assolutamente. Grazie di tutto, ciao ciao. Buongiorno, ci troviamo in piazza Varsi per la 16ª motocavalcata e siamo in diretta col sindaco di Varsi, signor Angelo Peracchi. Angelo Peracchi, ci dica qualcosa, allora anche nonostante il tempo brutto, la cavalcata inizierà. Sì, esatto, nonostante la brutta giornata, tra breve inizierà la 16ª edizione della motocavalcata. Ecco, sono già diversi partecipanti, come si può ben vedere, la piazza è piena. Ci sono anche le nostre forze dell'ordine, i nostri carabinieri per il servizio d'ordine, il nostro vigile,
diciamo che siamo più pronti, le ambulanze, la pubblica assistenza, insomma, siamo pronti al via per questa 16ª edizione dopo aver sospeso lo scorso anno, non c'è stato nulla. Purtroppo la giornata non è delle migliori, ma sicuramente i motociclisti se la godranno. Beh, ma comunque è una giornata di festa, nonostante tutto vedo che l'affluenza è molta, mi sembra che ci siano circa 400 moto, sono previste, adesso non so se arriveranno tutti, ma l'affluenza era quella. Sinceramente non lo so il numero dei partecipanti, però vedo che continuano ad arrivare, continuano a smontare delle moto e c'è la fila per iscriversi, perciò credo che sicuramente anche quest'anno si confermerà una manifestazione di successo per la Valceno. Ecco. Va bene, grazie mille signor Sindaco, arrivederci. Grazie anche a voi.